Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Alessandro Cardarelli, sono del Leopoldo II di Lorena, un ISIS di Grosseto. Ho partecipato al progetto Team for Clil facendo un'esperienza di job shadowing. Job shadowing l'abbiamo fatto in tre persone, in questo caso non siamo stati in una casa ospitati da popolazione locale, ma abbiamo preso un bed and breakfast. L'ISIS Leopoldo II di Lorena è una scuola con molte, è un'istituzione con molte sfaccettature, molte scuole, perché andiamo dall'istituto tecnico agrario al professionale per l'agricoltura, l'alberghiero, il sociosanitario, eccetera. Io sono stato a Leeuwarden, in questa città del nord dell'Olanda, dove abbiamo visitato la High School Montessori di Leeuwarden. Ed è stata un'esperienza molto interessante. Possiamo cominciare anche con la città che pur essendo piccola, offre diverse opportunità di svago e divertimento. Noi l'abbiamo fra l'altro visitata, bene perché la scuola ci ha fornito delle biciclette, che in questa zona sono ovviamente al centro della viabilità urbana ed anche extraurbana. E noi siamo stati abbastanza bene, nonostante il freddo del periodo. Abbiamo visitato appunto con le bici questa città. La scuola ci ha dato molte interessanti opportunità e spunti anche per l'applicazione in Italia, anche se si tratta di una realtà completamente diversa da quella che viviamo nelle nostre scuole italiane, ma comunque alcuni aspetti che in parte già conoscevo mi hanno arricchito moltissimo anche nelle possibilità future della didattica. La scuola applica il metodo Montessori e quindi, per fare un esempio, lì i ragazzi, al contrario di quello che succede nelle scuole italiane, hanno la possibilità di uscire quando vogliono e di entrare quando vogliono. E questo per noi diventa, come dire, un crimine, una contraddizione in termini per quanto noi facciamo nelle nostre scuole. Tutti i ragazzi dimostravano una capacità di conoscere, di autovalutarsi e quindi di sapere cosa fare nel momento specifico. Si operava ovviamente con gruppi classe dove c'erano alcuni che facevano il recupero, altri l'approfondimento, altri la lezione specifica ed è una didattica completamente diversa da quella che applichiamo normalmente noi. La didattica della Montessori School è diversa ovviamente dalla normalità della didattica italiana. Ovviamente occorrono anche degli ambienti e delle strutture un po' particolari perché per suddividere il gruppo classe occorrono classi più ampie che loro hanno e che noi spesso, almeno nella realtà grossetana, è difficile trovare. Al ritorno in Italia abbiamo effettuato, come dire, la disseminazione all'interno della scuola, ne abbiamo parlato abbastanza a lungo nel collegio docenti. Per quanto riguarda i numeri della disseminazione, noi siamo circa 170, quindi 170 docenti. E qualcuno ha fatto qualche intervento. In ogni caso, quanto abbiamo vissuto è stato riportato a tutti, che pian piano cominciano a essere sempre più interessati a queste attività Erasmus all'estero. Perché inizialmente, qualche anno fa, diciamo che i colleghi non erano molto interessati a queste attività, le percepivano un po' come strane alla realtà quotidiana, mentre adesso c'è stato un incremento interessante. Io poi ho cercato di applicare questa metodologia anche a un progetto che ho fatto con la Regione Toscana e con due classi mie. I ragazzi hanno lavorato quasi in autonomia ad una presentazione che hanno fatto in vivo ad altre cinque classi in Aula Magna sulla biodiversità di interesse agricolo alimentare in Toscana. Ed è stata, devo dire, un successo, pur partendo da competenze abbastanza basiche, anche di presentazioni PowerPoint, eccetera. Quindi, in parte è sicuramente, ricaduta sulla didattica quotidiana anche della nostra scuola.
Che altro dire? Si potrebbe parlare a lungo, ma preferisco lasciarvi così, augurarvi buon lavoro e buona giornata.